L'inflazione nell'Eurozona sta amplificando il divario tra ricchi e poveri. La Banca Centrale Europea torna a lanciare l'allarme per l'impatto dei prezzi dei trasporti, alimentari e bollette e per la frenata del PIL nel terzo trimestre, a cui potrebbe seguire, secondo il parere degli osservatori, una recessione. La vulnerabilità di famiglie e imprese all'indomani della guerra in Ucraina è in aumento e il rischio di default è concreto. È un fattore che, sottolinea l'istituzione guidata da Christine Lagarde, potrebbe minacciare ancora di più la stabilità delle famiglie a basso reddito. Intanto decollano ad ottobre in Italia i prezzi dell'energia con l'elettricità che sul mercato libero quadruplica rispetto a ottobre 2021, facendo registrare un aumento del più 329%, mentre nel mercato tutelato la luce aumenta del 91,5%, il gas naturale del 96,2% e il gasolio per il riscaldamento del 36,4%. Lo afferma il Codacons, che ha analizzato i dati definitivi sull'inflazione di ottobre forniti dall'Istat. Solo per la bolletta della luce la spesa di una famiglia tipo nel mercato tutelato raggiunge nel 2022 quota 1.782, oltre 660 euro in più rispetto all'anno precedente. La situazione appare allarmante anche sul fronte degli alimentari. Solo a Roma siamo passati da 3 centri di distribuzione a 28, a Genova da 4 a 10. La povertà chiama tutti a una maggiore responsabilità e una maggiore solidarietà, perché come abbiamo sperimentato durante la pandemia ci si salva solamente insieme.